Dottor Vitali, di cosa ci parli oggi? Allora, intanto premetto che qui siamo in un luogo all'interno del Parco di Veio, parco di recente costituzione per la difesa... A cui tu hai contribuito notevolmente. Esattamente. Per la sua costituzione e realizzazione. Esattamente, grazie del riconoscimento che nessuno mi fa. Allora... questo parco è stato istituito su nostra pressione, una pressione del Comitato Promotore del Parco di Veio, dopo una battaglia durata una trentina d'anni. Il significato del parco è molto importante, lo diciamo molto rapidamente, si tratta di salvaguardare un processo integrativo, antropico, con la natura che è rigogliosa, è rimasta ancora pressoché intatta e tanto per cambiare, per quanto riguarda il clima e l'ambiente romano, l'ambiente dell'Italia centrale soprattutto, con reperti archeologici di straordinaria importanza, che sono tutti i reperti che si trovano all'interno del Parco di Veio. Ovviamente sono tutti i reperti. Qui non a caso siamo di fronte e nelle vicinanze di un reperto archeologico incredibile, che è caratteristico di questa zona a Roma Nord, che era la parte costituente dello Stato di Veio, dei Veienti. E qui ci troviamo in uno dei manufatti, sopra uno dei manufatti, e fallo vedere, no? Apparentemente invisibile, ma... Uno crede che sia un banale scorritore. No. E qui purtroppo, qui c'è una... c'è l'acqua che scorre. Purtroppo non si riesce ad entrare, dovrei avere le scarpe da ginnastica e quindi non è possibile entrare. Ma qui sotto c'è un foro di uscita dell'acqua. Ma questo foro non è un foro naturale, ma è un foro artificiale costruito dagli Etruschi fra l'VIII e il IX secolo a.C. ed è uno dei circa 30 km di acquedotti che permettevano il deflusso delle acque che allora in clima atlantico e subatlantico era eccezionalmente piovoso, come è stato eccezionalmente piovoso quest'anno più o meno, ma anche un po' di più, per cui per evitare il ristagno delle acque, quindi l'impaludamento e quindi poi tutte le conseguenze nefaste delle paludi, gli Etruschi fecero un'opera ciclopica di controllo delle acque nell'arco di circa due secoli e realizzarono qui nella zona di Formello circa 40 km di acquedotti sotterranei. Concludiamo con questo discorso, che dobbiamo parlare di un'altra cosa. Sì, prego. Con due piccole aggiunte. Prima, quindi, non è vero, come insistono certi pretacci, che la civiltà è stata portata al cristianesimo. Il cristianesimo semmai ha usufruito degradando, e lo ripetiamo, degradando. Ha rubato dappertutto. Parlo dei cristiani in senso lato, ovviamente, non del cristianesimo come principio in se stesso, che essendo una derivazione diretta del pensiero platonico è quanto di meglio ci possa essere. Basta pensare che già la stessa religione è stata rubata ai mitraici, zoroastriani e quant'altro. Esattamente, quindi lasciamo stare. L'altra cosa interessante è che siamo qui per fare un altro commento che è estremamente interessante, facendo vedere un libro. Questo libro... Ma non è così incoerente sì, la cosa. C'è una pertinenza, un'affinità in questo... Sì. In questo... L'affinità potrebbero essere molte, ma quello che voglio far vedere io adesso è che quelli che costruirono le ferrovie trans Stati Uniti, praticamente, di cui... Cost to cost, di cui vogliamo far vedere un piccolo disegno che è veramente interessante, perché dobbiamo arrivare a un'altra importantissima conclusione. Ecco, questa è la fotografia di un'opera colossale, della fine di un'opera colossale. Beh, è una fotografia che ha girato il mondo, perché ci hanno fatto una marea di film western, solo che nei film western non hanno messo certe cose, e questo è il tracciato. Immaginate che cosa possa essere stato. Un'opera ciclopica. Veramente ciclopica. Esattamente come fu. Peccato che c'erano gli sfruttatori dietro, e noi vogliamo far vedere proprio chi sono questi sfruttatori. Sì. Allora immaginatevi, cari amici, che quelle persone che hanno costruito questa ferrovia si trovavano a dover affrontare una natura di questo tipo. Ancora più aspra, sì, più... perché un conto erano le grandi praterie e lì per poterle utilizzare espropriarono, facendo un enorme genocidio, i Pelerossa,
e lasciamo perdere questo argomento perché vogliamo trattarne di un altro. Ma poi quando si trovavano le montagne rocciose, tra le montagne, ci si trovava a dover andare avanti, erano per lo più lavoratori cinesi, che poi non si sapeva, sapete che i cinesi non muoiono mai, no? La colonia di cinesi in Italia non muore mai, perché c'è sempre qualcuno, chissà, nascosto sotto un letto, qualche parte, che soppianta il cosiddetto morto, il quale morto però non si sa che fine faccia, e anche può darsi che se lo mangino loro stessi. I cinesi sono così, se mangiano di tutto possono anche mangiare loro stessi. Ma entriamo nel merito di una questione che ci riguarda a noi molto da vicino. Allora, immaginiamoci che da una parte c'era tutto questo enorme lavoro, questa spinta eccezionale, tutti questi che lavoravano, sangue che scorreva perché attacchi, morti sul lavoro, morti sul lavoro a migliaia, ingegneri impegnati, tutto il resto, e dietro a tutto questo andiamo a leggere chi c'era. Perché è importante che i nostri amici capiscano dove nasce e chi è certa gente. James Garfield, nemmeno lui, morì di crepacuore. I suoi elettori dell'Ohio lo rimandarono al congresso altre tre volte, poi il popolo americano lo elesse presidente, il che può servire come insegnamento. Gli americani sono meglio disposti a nominare alla massima carica un imbroglione che un uomo onesto. Qualche riferimento a Bush, non so, no, questo è un libro degli anni 70. O a Monti. E a Monti, insomma, vabbè. Questi sono gli italiani, questi sono gli americani. Ma persone per bene è difficile che arrivano in altri posti. Garfield. Sappiamo chi era. I tempi, guarda i tempi, se ci stiamo. Abbiamo ancora 8 minuti, perfetto. Vai tranquillo. Nessun altro morì di crepacuore. Continuarono a incassare i dividendi delle loro azioni del Credit Mobilier. Godettero delle frequenti cascate di denaro che si rovesciarono su di loro da altri manipolatori di titoli ferroviari e tradirono l'America. Dopo aver chiuso i conti col Credit Mobilier, votarono una legge che aumentava l'appannaggio dei deputati. No! No! Votavano qui la votano ogni 15 giorni, se votano una legge che... Ma c'è una coincidenza... I modus operandi sono sempre gli stessi. Con effetto retrattivo, oltretutto, dall'inizio di quella sessione del Parlamento. Perché i parlamentari giusto. Sono tutti uguali. Cioè, e noi dovremmo essere tutti uguali, presi uno per uno e tagliata la testa. Ma infatti, non a caso, quando la Repubblica di Roma fu fondata nel 504 avanti Cristo, il primo articolo della Costituzione non scritta, che poi fu certo, scritta successivamente, più importante di quella ma scritta. Il più importante di quella scritta, perché lo sapevano sì. tutti, perché era, e se era, lo dovevano sapere, dovevano impararlo a memoria, sì. era che chiunque tentava di eleggersi re andava ucciso, decapitato all'istante. Come lo diceva. E infatti fu una delle scuse con cui fecero fuori Giulio Cesare. Attenzione. Certo. Andiamo avanti. Il fatto che il pubblico si rendesse conto che la Union Pacific era stata completamente depredata causò un improvviso e forte calo del valore delle sue azioni. Durante la smascheratura del Credit Mobilier, la sua quotazione precipitò da 130 dollari e dopo il panico finanziario della fine del 1873 scese a 14 dollari. Io invito i nostri amici a seguire con attenzione questi meccanismi, sono sempre gli stessi. L'economia monetaria e borsistica è l'indice della storia. Esattamente. Questo fatto attirò l'attenzione di uno dei baroni predatori dell'età dell'oro. Barone di De Ro. No. Si chiamavano baroni predatori, prendendo ovviamente da quel noto barone, ma insomma praticamente baroni predatori, dell'età dell'oro. L'età dell'oro era quella dell'assalto all'oro della California. Inventato per favorire la massa, l'insediamento di persone che andavano lì, portare via la California, tutta la California ai messicani certo. E far fuori i pelirossi. Certo. Le informazioni e le notizie avvengono sempre e partono sempre dagli stessi per avere sempre gli stessi risultati. Esattamente. Uno dei più folli ambiziosi come ad esempio adesso
l'informazione a proposito di Erdogan, che passa per essere adesso lui un delinquente, quando fino all'altro ieri era il salvatore della patria, dell'Occidente e quant'altro, e adesso invece viene attaccato come l'affamatore del suo popolo. Gli sta bene. Gli sta bene, così gli impara a rompere il cazzo agli amici. Esattamente. Agli amici veri. Esattamente. Come Al-Assad. Al-Assad, esattamente. È chiaro. E lui adesso viene manipolato dall'informazione esattamente come hanno manipolato Assad, Gheddafi, eccetera, eccetera. Esattamente. Eccetera. La quale informazione si ricorda a questo punto della presa di posizione molto netta che lui fece nei confronti degli ebrei. Certo. Allora tu, certo, o sei alleato totale dei tuoi padroni, divago, o non puoi fare una sgusciante. Una sbussatura, perché a quel punto i loro signori se lo ricordano. Se lo ricordano e te fanno pagare quella sbussatura. Andiamo avanti. Allora. Uno dei più folli ambiziosi di potere, un uomo conosciuto come il Mefistofele di Wall Street. Come c'è anche un Mefistofele... Tex! C'era quel Mefistofele! Esattamente, bravo! Che stava lì nelle ferrovie! Esattamente, bravo, esatto. Beh, adesso ho capito. Beh, ma che era cretino quello che faceva Tex? Tutte queste cose le conosceva perfettamente. Variamente definito come un ricattatore, un disonesto, un amorale e un rapace. Ma questo chi era? Non era un finanziere di Wall Street come gli altri? Come quelli a cui si inchinano oggi? Andiamo avanti. Jason Gould, più tardi accorciò il suo nome in Jay, era nato nello stato di New York, nei pressi di Albany, la stessa zona che diede i natali a un grande numero di sfruttatori dell'America del XIX secolo. Chi erano? Erano forse ebrei? No, erano peggio. Erano i emigranti, i quaccheri della Nuova Inghilterra. I quaccheri erano? No, di quelli che a stento sapevano scribacchiare il loro nome, ma che impararono molto presto a rispettare la potenza del dollaro. Erano, appunto, quegli emigranti, non erano i quaccheri. Non della Mayflower, quelli subito dopo? Quelli subito dopo, che erano prevalentemente figli della Bibbia. Chiamiamoli figli della Bibbia, quelli che poi diventarono i fondamentalisti sionisti oggi, i cristiani sionisti di oggi, sono quelli lì che sfruttavano tutta la stessa gente. La natura è sempre quella, il protestantesimo inglese è di questo tipo. Jay Gould guadagnò i suoi primi soldi facendo e vendendo orologi solari. Probabilmente il primo dollaro guadagnato lo riconservava ancora 40 anni dopo, quando morì. Durante quei 40 anni trova sempre il modo di usare il denaro altrui per costruirsi delle fortune. Toh, strano. Come faceva a dare i soldi a lui? Boh. Appunto, come danno i soldi adesso ai finanzieri di Wall Street? È la stessa cosa. Sulla ventina valeva già $1 milione, a 36 anni aveva aumentato la sua fortuna a 22 milioni, a 46 ne possedeva 80, in un'epoca in cui 1 milione equivaleva a quasi 1 miliardo di oggi. Di più, un miliardo di quando hanno pubblicato... Sì, Jay Gould era probabilmente l'uomo più ricco e uno dei più potenti del mondo intero, strano. E per quale ragione è diventato così? Speculando sui fessi che investivano sulle azioni delle ferrovie. Mentre quei poveracci lavoravano, mentre le ferrovie andavano avanti stentatamente, sì, questo acquistava le azioni, le faleva fallire, faceva crollare il valore interno. Esattamente, non ripagava, come Soros sta facendo. Esattamente, adesso, non ripagavano gli investitori, e con quei soldi che aveva acquistato si arricchiva. Andiamo avanti, fin tanto che ci resta un minuto di tempo. Lasciò dietro di sé una legione di persone rovinate che, per loro disgrazia, avevano riposto fiducia in lui. Falliti, infermi, con i nervi irreparabilmente scossi e suicidi. Oh la madò, ma è quello esattamente che sta succedendo in Italia. Lungo la strada rapinò anche una dozzina di ferrovie, lasciandoli così pieni di debiti che qualcuna di esse non si riprese mai più. E con questa andiamo a chiudere. Bene, bene, esemplificativo della ripetitività dei tempi e delle storie. Esattamente. Ciao, buona giornata. E qui era